Oggi, ecco, affronto in modo rapido perché è bene cogliere i passaggi che sono intervenuti, tutta la vicenda del governo dell'Unione Europea, perché per dirvi dove io sto arrivando è che ci stiamo cacciando in nome di un errore di percorso verso un'integrazione politica che rischia di diventare un disastro totale e che porterà all'odio di tutti contro tutti, che come risultato di un processo di unificazione è semplicemente l'opposto di quello che dovrebbe accadere. Ed ovviamente quanto più un processo di integrazione in ragione dei propri errori suscita ostilità tra le parti che integra, tanto più avvicina l'esplosione dell'insieme e quindi il raggiungimento prima o poi del risultato opposto. Devo dire che da alcune settimane sono riuscito a cominciare a farlo capire. Ho letto, e ve ne riporterò alcuni passaggi, il discorso che il Capo dello Stato ha tenuto ieri alla Fondazione Pellicani a Mestre, ed è un discorso che veramente sembra cogliere davvero i punti essenziali della vicenda alla quale siamo arrivati. Quindi perdonatemi se sarò molto schematico, ma è importante, ripeto, cogliere i passaggi e casomai poi discutere i passaggi. Il punto primo è che chiaramente siamo in una situazione di ibrida transizione e questo è ciò che colpisce soprattutto chi sta fuori dall'Unione Europea ed ha relazioni con la medesima, che vede nel nostro assetto delle contraddizioni difficili da spiegare per chi non ci sta dentro e ci è abituato in fondo. No? Ma come? Voi ci avete l'euro, l'euro è la valuta europea, sì, e perché ce l'avete solo in 17? E perché gli altri non ce l'hanno? Allora uno risponde perché ancora non hanno realizzato le condizioni per esserci, perché la Grecia le ha realizzate? Dice sì, però e già questo è un fattore di confusione. Poi dice beh, però il Regno Unito e la Danimarca non ci sono perché non ci vogliono essere. Ah, non perché non sono ancora nella condizione di, perché no, non ci vogliono essere. Quindi voi avete una moneta unica, però chi la vuole la vuole, chi non la vuole non la vuole, allora che moneta unica è? Oppure abbiamo fatto l'alto rappresentante per la politica estera comune. Uno si aspetta, è alto, quindi la rappresenterà nei luoghi alti, non nei luoghi bassi. Andate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ci trovate il rappresentante francese, il rappresentante inglese come rappresentanti permanenti, come membri permanenti del Consiglio di sicurezza, e a volte ci incontrate qualche altro europeo se è stato eletto membro non permanente del Consiglio di sicurezza. Allora l'alto rappresentante lì lo dovrei incontrare. Perché ci incontro il francese? E dice perché questa è una politica comune, la politica estera. Quindi noi, cosa vuol dire politica comune? È come la moneta? No, è diversa. La moneta è single currency, quindi una singola moneta. La politica estera è comune, quindi vuol dire che coordiniamo le nostre politiche estere nazionali, ma non è che ne facciamo una sola. Ciascuno ha la sua, ma le coordiniamo. Allora l'alto rappresentante esprime il coordinamento e il francese esprime la Francia e l'inglese esprime l'Inghilterra.
Insomma, noi, se io ve le dico, anche se voi non siete, magari alcuni di voi non sono abituati a frequentare queste cose, siete talmente cresciuti a Bisanzio che non ci trovate nulla di anomalo. Un cinese e un americano che sono cresciuti rispettivamente in Cina e in America non capiscono assolutamente, sono contenti voi. Dice, però certo è un po' confusa la cosa. In realtà la cosa è confusa, ma appunto è frutto di un processo di transizione, vedete, che è stato oggetto storicamente di spinte e controspinte, ha tenuto conto delle spinte, ha tenuto conto delle controspinte e ha prodotto quello che è indiscutibilmente un ermafrodita. Io l'ho definita più volte ermafrodita l'Europa, che non è né maschio né femmina, ma partecipa dei caratteri del maschio e della femmina. Per un po' ho ritenuto che questo ermafrodita potesse vivere felice nella sua condizione di terzo sesso, e da vecchio socialista non ho preclusioni e ritengo che ciascuno abbia diritto di vivere la sua vita. Il problema che mi sorge ora verso l'ermafrodita è che non può vivere felice e non può far vivere felici noi a questo punto. E mi spiace tanto, ma dovrà scegliere il sesso, speriamo che sia femmina, femminile. Ora vi spiego perché. All'origine i padri dell'Europa l'avevano pensato femmina, cioè avevano pensato che non doveva esserci una unione di stati fatta con un trattato internazionale, ma dovesse esserci una Costituzione che desse vita agli Stati Uniti d'Europa, come la Costituzione di Filadelfia, su cui erano nati gli Stati Uniti. E quest'idea ebbe nell'immediato dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale una formidabile forza anche emotiva, perché si disse agli europei: voi siete responsabili del sangue che in questo secolo, nemmeno 50 anni, per due volte avete fatto scorrere nel mondo intero, perché i conflitti tra i vostri stati, che voi immediatamente traducete in conflitti bellici, si sono diffusi in tutto il mondo e hanno generato questa storia che la storia, questa cosa che la storia non aveva mai conosciuto in passato, la guerra mondiale. Vedete, quando la studiate a storia, cioè, la prima guerra mondiale, cioè ha un significato assolutamente disumano l'idea di una guerra, lo ha l'idea della guerra per molti aspetti, ma l'idea di una guerra che coinvolge il mondo intero, in cui per il sol fatto che sei al mondo ti trovi a dover stare o di qua o di là, o ad essere bombardato perché sei ritenuto amico di quello di là, da quello che sta di qua. Cioè è un'autentica follia. Voi europei ne avete la responsabilità. La responsabilità venne ricondotta dai federalisti sulla base di antiche dottrine, antiche e poi rinverdite da Kant in Italia, da Mazzini e da altri, che è la sovranità nazionale con la sua pretesa di esclusività di dominio, che è alla base del conflitto che diventa bellico. Tagliate le unghie alla sovranità nazionale e taglierete l'erba sotto i piedi della propensione al conflitto armato. Di qui l'idea che è tipicamente proprio kantiana per il nostro tempo: se volete la pace nel mondo, fate federare fra di loro tutti gli stati del mondo. Questo diceva Kant. I nostri
padri della patria europei, si contentavano di dire se vogliamo la pace in Europa, che poi peraltro diventa la pace nel mondo, vista questa propensione a dilatare il conflitto, rimuoviamo le sovranità esclusive degli stati europei e creiamo la Federazione Europea. A questo non riuscirono ad arrivare. In realtà non c'è il minimo dubbio, se uno ne va a leggere gli scritti e i discorsi, che non solo i nostri grandi di Ventotene, insomma, e del loro manifesto, e quindi Spinelli, e quindi Colorni, e quindi Rossi, eccetera, avevano questa idea, ma anche i politici che poi entrarono in campo dopo, De Gasperi, Schumann, Adenauer, questa idea la avevano in realtà, e che si rivelò impraticabile per ragioni storiche, perché l'involucro primo che venne dato all'idea di federazione europea fu la comunità europea di difesa, che si cercò di costituire all'inizio degli anni 50, e l'Assemblea nazionale francese, guidata in questo dai socialisti, che erano tipica reazione emotiva, la conosco bene, della famiglia socialista: se è una comunità di difesa a che fare con la guerra, noi siamo per la pace. È una sciocchezza logicamente, però no, perché implica armi, eserciti, no, noi siamo contro, insomma. E l'Assemblea nazionale francese votò contro, e quindi non restò che il bypass della comunità economica europea, che però venne fatta nel 1957 proprio con l'aspettativa che da cosa nasce cosa, e che creando un mercato economico comune, generando una solida rete di interessi comuni tra gli europei, aiutandoli a percepire che il territorio dello Stato che mi sta a fianco può generare ricchezza per me attraverso l'allargamento del mercato, se io posso vendere là alle stesse condizioni a cui può vendere quello che sta là, e non c'è bisogno che io lo conquisti, è Paperon dei Paperoni che deve comprarsi tutto, altrimenti attraverso un'economia di scambio ci può essere un arricchimento comune, e quindi si ottiene ciò che in fondo si otteneva nelle economie precedenti attraverso la conquista, no? Si creasse insomma una coinè su cui poi poteva innestarsi l'integrazione politica. Infatti è dal Trattato di Roma che voi trovate la formula della, ora in italiano non ricordo com'è, ma ever closer integration, integrazione sempre più stretta, forse è la formula del trattato in italiano, quindi verso un futuro di crescente integrazione. Per cui voi avete un trattato internazionale tra stati sovrani, che costituisce un'organizzazione, che è un'organizzazione internazionale, la Comunità Europea, alla quale però si danno alcuni tratti che possono dinamicamente generare un processo di crescente integrazione. Notate due cose, vi dico, che sono di particolare rilievo. Appunto, la prima: usualmente le organizzazioni internazionali adottano decisioni che producono effetti giuridici nei confronti dei cittadini solo se trasformate in atti legislativi interni da ciascuno degli stati membri dell'organizzazione
che hanno concorso alla decisione. Quindi c'è una risoluzione del Consiglio di sicurezza, la quale dice siano congelati nelle banche i beni di tutti i terroristi che risultano tali. Questa non opera effetto diretto sulle banche di nessun paese, ma obbliga gli Stati membri delle Nazioni Unite ad adottare atti conformi a questa risoluzione. La comunità europea, a differenza delle organizzazioni internazionali comuni, viene adottata fin dall'inizio del potere di adottare regolamenti immediatamente produttivi di effetti giuridici sui cittadini, cioè come se fosse uno Stato federale, ma non lo è un'organizzazione internazionale. Questa organizzazione ha una corte, e la Corte ha come compito naturale quello di dirimere i conflitti tra gli Stati. Sempre le organizzazioni internazionali affidano ad una Corte il compito. Il trattato è formulato in modo tale da dare legittimazione processuale, cioè la facoltà giuridica di adire la Corte anche ai singoli, in quanto ritengano violati i loro diritti o dagli organi della comunità o dagli stessi Stati. Per cui ecco che parte un processo che lentamente assume le caratteristiche che sono più di un ordinamento interno che non di un ordinamento internazionale, che si ibridano con l'ordinamento internazionale, sia chiaro. Tant'è vero che l'organo che adotta le decisioni è un consiglio di ministri europeo, che non sono ministri europei, sono i ministri nazionali che vanno a Bruxelles a decidere in concerto tra di loro. Per cui questo è coerente col modulo dell'organizzazione internazionale, in cui le decisioni sono prese da chi? Dai rappresentanti degli Stati membri, come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che decide con i rappresentanti dei singoli Stati. C'è anche, notate all'inizio, un'assemblea di fonte legislativa che anch'essa è abbastanza frequente negli organismi internazionali, è fatta da membri designati dai parlamenti nazionali, quindi è un'assemblea, come si dice in gergo tecnico, di secondo grado, che come tale dà dei pareri al Consiglio che decide. Quindi la cosa curiosa è che voi avete un'organizzazione che somiglia molto ad un'organizzazione internazionale, dentro la quale però cominciano a passare atti che non sono da organizzazione internazionale, ma da organizzazione piuttosto federale. I regolamenti, la Corte che 6 anni dopo la nascita della comunità riconosce i diritti dei cittadini a che i loro Stati membri ottemperino agli obblighi che hanno verso la comunità, quando la non ottemperanza li può danneggiare. Il primo caso, Van der Gendloos, nome olandese, è il caso in realtà di un importatore olandese, il quale contesta una tassa olandese del suo paese che contrasta con la rimozione di tributi che impediscono la integrazione del mercato e che la ottiene vinta diritto. Poi questi diritti si verranno allargando, si arriverà a diritti anche non strettamente legati con l'organizzazione del mercato, arriveremo a dotarci di una carta dei diritti nel 2000, e arriveremo negli anni 70, come sapete, a eleggere un Parlamento direttamente espressivo dei cittadini. Ora, a questo punto proprio l'ermafrodita è nato, perché
un'organizzazione internazionale con un Parlamento direttamente eletto dai cittadini non si era mai vista in realtà, no? E quel Parlamento appena eletto, come Pinocchio diventato bambino vero, perché prima era un Pinocchio, era di legno quell'assemblea, pretende di avere tutto ciò che spetta ad un bambino vero, cioè un Parlamento vero. Cioè io che sono eletto direttamente dai cittadini do un parere a dei ministri per fare delle leggi, ma voi siete matti, io decido le leggi, io sono il Parlamento, quindi tutt'al più i ministri codecidono insieme a me. E poco alla volta la procedura legislativa ordinaria della Comunità Europea diventerà la codecisione e i casi di decisione del solo Consiglio dei Ministri diventeranno l'eccezione. Io sono un Parlamento e quindi chiunque assolva compiti esecutivi risponde politicamente a me, perché è così che funzionano i Parlamenti. E da quel momento il Presidente della Commissione sarà scelto ancora dai governi, ma dovrà avere il voto di fiducia del Parlamento e potrà anche avere il voto di sfiducia e lo avrà. E quindi c'è una assunzione dei moduli tipici di uno Stato con forma di governo parlamentare. Ma siamo ancora l'ermafrodita. Perché qualunque modifica del trattato, cioè della costituzione di questo insieme, esige l'unanimità dell'approvazione degli Stati membri, e gli Stati membri modificano il trattato con ratifiche, che sono i modi tipici, le procedure tipiche del diritto internazionale. Mancano risorse in realtà proprie, non ha, le risorse finanziarie vengono all'Unione, alla comunità che poi diventerà Unione, dagli Stati, e sono i Parlamenti nazionali che decidono quanto possa avere, quindi, perché sono loro che mantengono la loro organizzazione. Questo vi spiega le contraddizioni, no? Salto una serie di passaggi che sono interessanti storicamente, cioè come è stato costruito questo mercato comune. L'unica cosa che vi voglio dire è che è stato costruito arrivando ad un livello di armonizzazione e di integrazione che è superiore a quello degli Stati federali, anche se noi non lo siamo, perché grazie ai poteri di armonizzazione esercitati attraverso i regolamenti e grazie soprattutto all'antitrust comunitario, che cancella uno ad uno qualunque atto o comportamento di frammentazione nazionale, leggendo in questo un ostacolo alla concorrenza sull'intero territorio dell'Unione, noi creiamo veramente un tessuto comune. Che non lo hanno gli americani, non lo hanno gli indiani, forse lo hanno i tedeschi, che sono una federazione insomma un po' molto influenzata da uno statalismo nazionale prussiano. Ma ecco, noi questo lo abbiamo costruito. Lo abbiamo costruito al punto. Ecco che qui si arriva allo snodo, alla scena madre di tutta questa vicenda, al punto che diciamo, ma noi dobbiamo avere anche una moneta unica. E guardate, se studiate un manualetto, vi dirà che è tipico dello Stato avere il potere di battere moneta, no? Come di dichiarare la guerra. Ma il potere di battere moneta dell'Unione Europea non scaturisce da una riconosciuta statualità della medesima, no, fa parte del processo di integrazione del mercato. Noi diciamo a noi stessi, beh, abbiamo fatto tutto,
per rimuovere i fattori distorsivi della concorrenza tra Stato e Stato, per creare un mercato unico su cui si concorre alla pari dalla Finlandia alla Sicilia. Però è rimasto in mano agli Stati, non hanno più il potere di fare dazi, non hanno più il potere di stabilire tariffe differenziate, non hanno più il potere di stabilire regole tecniche. Vedete, tante volte è stata fatta all'Unione Europea l'obiezione in genere da barbiere, col massimo rispetto per i barbieri, ma con uno scarso rispetto per il tipo di conversazione che i clienti del barbiere intrattengono fra di loro quando non sanno che fare, e dove in genere, insomma, tra Totti e Cassano più o meno un po' di competenza c'è, ma su questi temi, insomma, un po' di meno. Allora, dire quanti regolamenti, una mania europea. Se l'Europa regola le banane, è allo scopo di evitare che ci siano 27 discipline diverse delle banane che impediscono alle banane che commercializzo io in Francia di entrare in Italia, allo scopo di preservare la protezione esterna ai bananieri italiani. E quindi, certo, può essere particolarmente odioso veder stabilire le regole sulle banane a Bruxelles, dice, ma si occupano di banane questi. Già, ma in questo modo quello è l'unico tipo di disciplina che dovrà essere applicato in tutta Europa. Quindi siamo arrivati alle banane. Dice, però gli Stati hanno conservato un potere, che è quello di svalutare. Alle brutte, quando vedono che l'efficacia concorrenziale della Germania supera la loro, e quindi la Germania vende in Italia troppe macchine rispetto alla Fiat e la Fiat perde, che si fa? Si svaluta la lira del 20%, a quel punto per gli italiani comprarsi la BMW costa il 20% in più. E in questo modo è come se avessi introdotto una tariffa sul prodotto estero, la tariffa che non posso più introdurre, no? Allora dice, se quelli non possono più introdurre le tariffe, ma possono svalutare, è come se potessero introdurre le tariffe. Qual è il modo per impedirlo? Che abbiamo tutti la stessa moneta. È così che nasce la moneta unica. Ma la moneta unica, insomma, non riesce a nascere solo per questo. Una volta che è nata, ha le sue esigenze la moneta unica, ha una serie di conseguenze che una unione di stati può non reggere. La decisione di adottare la moneta unica viene presa col trattato di Maastricht, e ancor prima che si arrivasse al negoziato del trattato, ma a maggior ragione durante quel negoziato, si discusse a lungo come facciamo. Attribuiamo al livello sopranazionale le competenze che servono a dare solidità alla moneta unica. C'è bisogno di un potere economico, potere pubblico economico europeo. C'è bisogno di un potere di bilancio europeo. Insomma, l'idea iniziale è che questa moneta, se è unica, diventi un po' come il dollaro e quindi dipenda dalle vicende dell'apparato di governo sovranazionale, non dalle vicende dei singoli stati. Il dollaro dipende da come va il tesoro americano, non da come va l'Alabama o da come va la California. Perché, ci dissero allora gli economisti, se dipendesse da quello, voi allora avreste bisogno che California e Alabama fossero assolutamente omogenei. C'è una
standard di omogeneità minimo per una moneta unica per reggere senza che vi siano poteri riequilibratori centrali. Perché in assenza di poteri riequilibratori centrali, come fareste in caso, dicevano, di shock asimmetrico, cioè di una crisi economica che colpisce una parte e non le altre? Come fate? Come la gestite quella parte? I nostri stati non volevano cedere potere e responsabilità economico e fiscale a Bruxelles. E fecero finta di credere, o forse c'era anche il fesso che lo credeva, che bastasse organizzare la convergenza delle politiche economiche nazionali. E la risposta che venne data a quegli economisti fu: ma lo shock asimmetrico in Europa non si potrà determinare, perché coordinando le nostre politiche economiche faremo convergere talmente le nostre economie che non ci sarà divergenza. Se non ci sarà divergenza non ci potrà essere shock asimmetrico. Della serie, a Milano la peste non può esserci e quindi quello che vedete deve essere di sicuro morbillo. Insomma, ecco. Fu una scelta. Vi sottolineo questo punto perché è molto importante. La scelta fu fatta per salvaguardare poteri e responsabilità nazionali sui propri bilanci, per non cederli, per difendere la propria sovranità finanziaria. Bene, per un po' le cose sono andate bene. E quello che io considero un miracolo ancora più miracoloso di quello di San Gennaro è che inizialmente i mercati sembrarono prenderci sul serio per quello che stavamo dicendo. Tant'è vero che trattarono tutti i paesi dell'euro allo stesso modo. E quindi da un giorno all'altro c'era il nostro Ciampi che aveva sempre questo foglietto che diventò proprio quasi un papiro antico perché lo tirava sempre fuori con lo spread e una volta fatto l'euro e lo spread sparisce e noi abbiamo lo stesso trattamento della Germania sui mercati dietro lo scudo dell'euro. Ricordatevi, quelli di voi che hanno vissuto quei primi anni, lo chiamavamo lo scudo, eravamo tutti protetti dallo scudo dell'euro, finché le cose andavano bene. Purtroppo eravamo protetti al punto tale che ne profittammo non per ridurre le divergenze, ma per aumentarle. Perché ovviamente in quella condizione il denaro costava poco per tutti. E allora cosa cominciò ad accadere? Che i paesi che avevano una struttura industriale meno robusta e che campavano non producendo beni per l'esportazione, ma creando lavoro attraverso quelli che gli economisti reali chiamano i beni non commerciabili, cioè quelli che rimangono in casa, servizi interni, strade, case, cominciarono a pompare quattrini dall'esterno, tanto il rendimento era sempre quello, e a spenderli tutti in consumi interni. Il risultato fu che nel giro di pochi anni, basta che andate a guardare gli andamenti delle bilance dei pagamenti dei paesi dell'euro tra il 2001 e il 2009-2010, vedete che i paesi più deboli via via vanno tutti in disavanzo. E quindi le divergenze aumentano. Arriva la grande crisi finanziaria, alcuni paesi si indebitano di debito pubblico per assorbire i debiti delle banche, questo accade fondamentalmente all'Irlanda e al Regno Unito, negli altri non accade, si colpevolizza la finanza,
tanto non si sbaglia mai, insomma, mia cugina prima di uscire, quando rientrava in casa, dava due schiaffi ai figli, dice, non so perché, ma tanto ve li siete meritati di sicuro. La finanza di sicuro era peggio dei miei cuginetti, insomma, no? E quindi se li meritava comunque. Però, attenzione, ci sono alcuni paesi, a partire dalla Grecia, l'Italia, che si sono trovati nei guai non a causa degli sconquassi criminali commessi da una parte del mondo finanziario. Si sono trovati nei guai perché nei guai c'erano già, soltanto che erano coperti dallo scudo dell'euro. E a quel punto che cosa è successo? Che con debiti pubblici che sono cresciuti tutti insieme, è ovvio che sul mercato li si è messi tutti in fila e si è detto, visto che ora tutti ci chiedono soldi, beh, diciamo che a prestarli a lui, che è sano come un pesce, gli chiediamo l'1%, a prestarli a lui gli chiediamo almeno il 5%, a prestarli a lui gli chiediamo almeno il 10%. Cioè cade il velo dello scudo dell'euro. Si guarda alle situazioni reali e a ciascuno si pongono con il che poi, siccome questi della finanza un po' di istinto criminogeno a dir poco ce l'hanno, questi spread vengono gonfiati ben al di là del valore di rischio effettivo. E la povera Grecia, che aveva un debito tra i 60 e gli 80 miliardi, si ritrova nel giro di 2 anni con un debito di 300 miliardi. Una volta si facevano le leggi contro l'usura per evitare che questo accadesse e si arrestavano quelli che facevano così. Ora lo chiamano spread e non si arresta più nessuno, in realtà. Ma il fenomeno non è molto diverso da quello dell'usura. In tutto questo gigantesco inguacchio noi reagiamo però per difenderci. E qui arrivo al secondo passaggio che si connette al primo. L'avere scelto nel 92 il coordinamento tra politiche nazionali allo scopo di sorreggere il prodotto di maggiore integrazione comune che avessimo mai realizzato, che era l'euro, ha interrotto e deviato un percorso di integrazione che era quello che aveva portato il trattato internazionale ad essere sempre più costituzionale. I diritti, il Parlamento, la codecisione. C'era un processo che si era messo in moto che andava verso la direzione di uno Stato simil federale. Probabilmente non saremmo mai arrivati alla federazione tipo Stati Uniti, se non altro perché siamo 2 secoli dopo, perché c'è un costituzionalismo multilivello, un senso della sussidiarietà, che avrebbero mantenuto sempre qualcosa del mio ermafrodita all'Europa, però la direzione era quella della integrazione verticalizzando, rafforzando il potere sovranazionale. Il coordinamento intergovernativo distende su una dimensione completamente diversa le decisioni di comune interesse, una dimensione orizzontale di intesa tra i governi. Noi ci siamo trovati distesi su questa dimensione quando ci ha sorpreso la crisi. E a quel punto, per fronteggiare la crisi, che cosa abbiamo fatto? Non è che siamo corsi dall'altra parte, ma abbiamo cercato di rendere vincolanti le decisioni prese al tavolo del coordinamento. Il coordinamento non aveva funzionato perché si era in quanto tale tradotto in raccomandazioni del Consiglio europeo, dell'Ecofin, degli organi europei agli Stati membri. Poi si sa,
essendo coordinamento, uno adotta l'atto di coordinamento, poi ciascuno assume la responsabilità di attuarlo, e se lo fa di più lo fa di più, se lo fa di meno lo fa di meno. Avendo noi ormai costruito questa toolbox fatta di questa roba qui, quello che in questi ultimi mesi abbiamo fatto è di rendere tutto questo il più vincolante possibile. Ma l'effetto è stato rovinoso, perché l'effetto è stato duplice. Primo, che gli stati si sono trovati molto più vincolati di quanto non accada in nessuna organizzazione federale. E dice, ma come, io non avevo dato poteri sopra per essere più libero, guarda in che stato sono, si dicono i greci, gli spagnoli, diciamo la verità, pure gli italiani se lo dicono, no? In questo clima in cui il vincolo e l'obbligo nascono in sede di coordinamento intergovernativo, ciascuno attribuisce la responsabilità all'altro, non c'è il livello federale che assuma la responsabilità politica, per cui i tedeschi si sentono prigionieri dei greci, degli italiani e degli altri meridionali che vogliono andare al ristorante e presentare il conto del loro ristorante a Berlino, perché così la vedono. Noi vediamo massacrate le nostre pensioni, i nostri enti locali, i nostri salari, eccetera, perché i tedeschi ci costringono all'austerità. Ecco, quindi c'è una ostilità reciproca che sta crescendo in un sistema che si sta progressivamente irrigidendo, che priva di sfere di responsabilità, di libertà. Siamo arrivati addirittura a progettare, senza neanche renderci conto che appunto Frankenstein poteva vincere il concorso di Miss Italia rispetto a questa nostra idea, un ministro delle finanze europeo che fa il bilancio per tutti. Ma siamo matti? Ma non si è mai visto al mondo? Un ministro delle finanze europeo deve fare il bilancio europeo. Allora dotiamo l'Europa di un bilancio prima di avere un ministro del bilancio europeo. Non facciamo un ministro del bilancio unico che fa 27 bilanci di Stati. Ed ecco il senso di perdita di sovranità che a questo punto si è generalizzato. La gente sente di aver perso sovranità. Appunto, allora la domanda che io candidamente ho cominciato a fare, uela ragazzi, ripensiamoci un momento, casomai forse è il tempo di giusto per spostarci su quell'altro binario sul quale eravamo, ma di cui abbiamo interrotto il percorso e la progettazione, e basta con questo coordinamento intergovernativo. Spostiamo competenze e risorse verso l'Unione Europea, avviandoci verso una situazione che non domattina, ma magari dopodomani, ci permetta di ancorare l'euro all'Europa come il dollaro è ancorato a Washington, e a quel punto, se l'Italia non è in grado di farcela, fallisce. Attenzione, non è che a quel punto continua a presentare il conto a qualcun altro, no, fa la fine del Wisconsin, il quale Wisconsin ha chiuso quasi tutti i suoi uffici pubblici perché non era in grado di farcela. E questo potrà accadere perché l'euro non ne risente, sarà più responsabile di sé, dovrà essa evitare, e sarà più in condizione di farlo, tenete conto, non sono un Bondi che vuole tagliare tutto, sarà anche più in condizione di farlo perché, come giustamente hanno messo in evidenza gli studi di Banca d'Italia,
se ci hanno fatto pagare fino a ieri quasi il 6%, la metà di questo quasi 6% è il rischio euro incorporato dai nostri titoli pubblici. Ma il giorno in cui il rischio euro fosse scorporato, la tensione del mercato sui titoli italiani, spagnoli sarebbe molto minore, e già solo per questo noi avremmo meno possibilità di fallire, diciamo, e più possibilità di cavarcela. Ecco, siamo a questo punto ora. E io concludo leggendovi due passaggi di questo bel discorso di Napolitano, Venezia, 6 settembre 2012, perché è ineccepibile nel cogliere il senso di queste preoccupazioni. Vi si è reagito con decisioni che hanno teso a stabilire a livello europeo, con un brusco cambiamento di rotta, impegni e vincoli su materie rimaste anche con il Trattato di Lisbona nelle competenze degli Stati nazionali. Lo si è fatto per via intergovernativa, al di fuori di un processo di rafforzamento democratico e di esplicita e conseguente evoluzione istituzionale dell'Unione. Si è dato in molti casi alle opinioni pubbliche il senso di costrizioni da subire, con sacrificio di procedure democratiche e in assenza di ogni possibilità di coinvolgimento, con posizioni di rigetto dell'euro e dell'integrazione europea. E queste cose possono superarsi perseguendo decisamente e non solo a parole la prospettiva di una unione politica di natura federale. Queste parole ha detto Napolitano, e insomma è un peccato che abbia 86 anni, cosa volete che vi dica, perché uno così ecco, servirebbe poterlo lanciare carico di energie, perché ha capito perfettamente il tema. Aggiungo, chiudendo, che questa cosa che ha fatto Draghi ieri rasserena l'ambiente, ma è proprio un passo nella direzione che io stavo dicendo, ecco, perché si è comportato come la banca centrale di uno Stato federale, in realtà. Però, ecco, ha anticipato in realtà, e quindi il processo gli deve andare dietro in realtà, perché alla lunga rischia di trovarsi solo nella terra di nessuno. Il momento è buono, ecco, perché l'idea federale, che è un'idea che in questi anni era rimasta nei cassetti dei lettori del Manifesto di Ventotene, è un'idea che oggi è in condizioni di presentarsi come cosa che conviene di più di quanto non convenga quello che stiamo facendo. Ecco, quindi non un'idea da visionari, ma un'idea che molto praticamente dice: volevate conservare la vostra libertà, per questo non avete fatto la federazione, guardate in che casino vi siete cacciati, non avete più libertà di bilancio, non avete più autonomia regionale, i vostri comuni sono diventati branche dell'amministrazione centrale, la sussidiarietà va bene solo perché i ragazzi di Comunione e Liberazione ne parlino due giorni l'anno d'agosto d'estate, ma per il resto è totalmente scomparsa, datevi una regolata, insomma, un margine c'è.